Stiamo aspettando il pulmino, è freddissimo. Eccoci qua, sono tornata adesso dal parrucchiere. Ho tagliato di nuovo. Sì, lo so, sicuramente mi direte, ma ci sei andata poco tempo fa, lo so. Il problema è che volevo levare i residui del colore vecchio che avevo, rosso, che poi era viola, che poi è ritornato rosso. Insomma, tutto quel colore lì lo volevo levare perché veramente era una cosa oscenissima. Poi in più mi erano ricresciuti tantissimo i capelli, avevo una ricrescita enorme. Allora ho detto, facciamo una cosa, aspettiamo Natale. Aspettiamo che viene il periodo di Natale, così almeno li tagli. E ero indecisa tra due tagli. Ero indecisa se tagliarli così oppure tagliarli proprio corti. Corti, 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 corti. Avevo due foto fantastiche. Alla fine ho deciso di fare un regalo a Samuele e li ho tagliati come gli piacciono a lui, perché praticamente a lui piace tantissimo quando io ho questi capelli così corti, quasi surrasato da questa parte, e poi con questo mega ciuffo che scende giù da quest'altra. A lui piace tantissimo. E ecco, insomma, alla fine l'ho fatti come voleva lui, insomma. Io ho fatto questo regalo di Natale, ecco. Quindi voglio vedere la faccia quando mi vedrà oggi, scusate il riflesso degli occhiali, voglio vedere la faccia quando verrà oggi a casa e mi vedrà questi capelli. Secondo me sarà contentissimo, perché lui me lo dice sempre, tutte le volte che vado a tagliare i capelli, che sono andata a tagliare i capelli, mi ha sempre detto rifatteli come te li hai rifatti, perché ti stanno benissimo. E anche quando ce l'avevo lunghi mi ha detto sì, a me i lunghi mi piacciono perché comunque ti fanno leonessa. Poi comunque lui mi ha conosciuto con i capelli lunghi, quindi è un po' legato anche al modo in cui ci siamo conosciuti. Però poi io li ho tagliati quando ero incinta, cioè quando ho partorito Aurora, l'ho dovuti tagliare perché erano una cosa oscenissima, erano veramente arrivati alla frutta. Allora li ho dovuti tagliare, li ho tagliati in questo modo, ho fatto un taglio praticamente radicale perché ce l'avevo lunghissimi, e li ho tagliati in questo modo, e a lui è piaciuto tantissimo questo taglio, e ogni volta che vado a tagliarmi i capelli mi ha sempre detto fatteli come te li hai rifatti quella volta. Quindi stavolta ho voluto fare un regalo a lui e li ho fatti come piacciono a lui, che poi alla fine piacciono anche a me, però io magari, ecco, li avrei voluti anche colorare, però so che lui non è molto, non gli piacciono tantissimo i capelli colorati, infatti quando li vado a colorare è sempre un po' ma perché ti sei colorati, e quindi alla fine non li ho colorati. Questo è il mio colore naturale. Io veramente al naturale sono di questo colore qua, e penso che per ora rimarrò così per un po', fino a che non mi verranno tantissimi capelli bianchi, perché udite udite, ce li ho anch'io i capelli bianchi, non si vedono ma ci sono. Ci sono. Comunque ragazzi, fuori se muore, cioè io sono arrivata a casa che, cioè dentro casa c'ho 16 gradi, quindi ho acceso la stufa assolutamente perché sennò si muore. Di fuori ci sono 0 gradi 0, e io stavo morendo di freddo, stavo morendo di freddo. Quindi sono corto, poi capirei che i capelli corti così è ancora peggio, però ho messo subito il cappello perché non poteva, facevo proprio. Ho le mani ghiaccissime, due stoccafissi, e adesso mi scaldo un pochino perché poi devo ovviamente andare a prendere Alessandro a scuola, perché sono le 11 passate e a mezzogiorno lui esce, quindi quanto il cavolo. Però ecco, c'ho pure il naso rosso. Oh, mamma mia, che brutto. Vabbè, comunque, vi piace il mio nuovo taglio? Che poi l'avevate già visto, perché in alcuni vecchi video ce l'ho uguale. Mi piace tantissimo questo taglio. E niente, tutto qua. Adesso mi scaldo, sì, decisamente mi scaldo. Allora,
Noi adesso pranziamo. Un attimo il silenzio del televisore. Noi adesso pranziamo, stiamo pranzando e stiamo mangiando il riso con il tonno e l'uovo sodo e il limone. Allora, sta ricetta, lo so che è una cosa un po' così strana, però sta ricetta praticamente io l'avevo vista su una stories di Selvaggia. Scusa mio amore, devo rimettere la musica, perdonatemi, però il figlio non sente il televisore. Comunque questa ricetta io l'avevo vista su una stories di Selvaggia Roma, Selvaggia The Temptation Island, no? Ricordate? Tempi che furono, perché ormai se l'è già dimenticata al mondo, però ai tempi aveva messo sta ricetta del riso integrale con... Allora, la sua originale era riso integrale con tonno, limone e uovo sodo. Io poi l'ho un attimino resa più mangiabile, perché lei praticamente c'aveva il tonno naturale, non c'era l'olio, non c'era il sale, non c'era niente. Quindi io praticamente la prima volta l'ho fatta come l'ha detta lei, dopo ci ho dovuto mettere sale, l'olio e tutto il resto. Quindi il pepe no amore, non c'è, non ti preoccupare che non pizzica. E quindi diciamo che l'ho un attimino rivista, però vi assicuro che è buonissima, è una bomba, perché poi è un piatto unico, un po' come un'insalata di riso, no? Solamente che c'è il limone, sia la scorza che il succo, non tantissimo, cioè quello dipende da voi. C'è il tonno, io però il tonno al naturale... Cioè, dopo, se prendo il tonno al naturale, dopo ci metto l'olio, quindi a sto punto prendo quello normale. E poi l'uovo sodo, fatto tutto schiacciato. E il riso. E viene una cosa, cioè, ottima, ottima, ottima. L'ho fatta assaggiare anche ai miei. E è piaciuta anche ai miei. I miei, soprattutto mio padre, è molto schizzinoso sul mangiare, E invece gli è piaciuto, quindi provatela. Quando magari, ecco, volete una cosa veloce da fare, più proteica, ecco, diciamo, perché effettivamente è molto proteica, proteica, senza glutine, eccetera, provatela, perché è veramente buona. Poi fatemi sapere quando la fate, fatemelo sapere in qualche modo, su Instagram, dove pare, me lo fate sapere e mi dite: Manuela, là il riso, quello che ci hai detto, tonno, limone e uovo sodo, è buono, fidatevi che è veramente buono. E adesso io pranzo, perché ho fame, e poi abbiamo un signorino lì che sta mangiando. Ti piace il riso, amore? Buono, vero? E il signorino, la maestra, mi ha detto che ha imparato tutte le canzoni a memoria, quindi va benissimo per la recita, però non sta fermo un attimo sto figlio, cioè la sorella in confronto era un soprammobile, cioè la mettevi lì e lì stava a scuola, nessuna maestra si è mai lamentata della sua sorella. Lui è un terremoto, io non so, mamma in ascolto, per favore, mi chiarite una cosa, cioè è il mio che è una bomba a mano de fio, o è proprio una cosa generale dei secondi? Perché non lo so, cioè le maestre veramente non sanno più come fa, perché lui magari, ecco, oggi ha cantato tutte le canzoni, hanno fatto le prove, no? Ha cantato tutte le canzoni, è l'unico che le sa tutte, che sa tutte le mosse e tutto il resto, ma quando gli hanno detto di mettersi seduto su una sedia per fare il circolo, aprite cielo, aprite terra. Infatti quando lo sono andata a prendere, lui era l'unico che girava per la classe. Ora io capisco che insomma è piccolo, però un pochino di regoline sarebbe il caso di dargliele, lui lo sa e l'ho detto. Io ho anche detto che Babbo Natale poi porta via i regali se lui non si comporta bene, e quindi si deve comportare bene. Infatti appena io ho detto sta cosa è diventato un angioletto. Oggi siamo a casa. Addobbiamo l'albero. È già addobbato l'albero. E poi ci sono i miei peluche. Fai vedere i tuoi peluche.
Eccoli qua, i peluche storici di Alessandro. Eccoli qua. Ok, grazie. 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 Mamma, questa è... No, adesso vieni qua e... Cioè, abbi almeno il coraggio. Vai, cosa? Di dire quello che hai fatto. The winner is... Mamma, no, questa... Dai, che sollevati. C'è? Facciamo che vedere l'incontro alle telespettatrici, alle youtubiane, youtubesi, youtubane. Sono io? Quella? Dai, via. Sono con Rossetto. Mamma, ti prendi. Sono io con Rossetto, facciamo, bella. Io ora facciamo due mosse di karate. Seriamente pensando di comprargli un sacco da box Aurora. No, veramente l'altra volta quando siamo andati a Viterbo domenica abbiamo visto un sacco da box, solo che era da bambini e sinceramente non so se per gli adulti vada bene lo stesso, era da bambini, quindi non lo so se è... se è utilizzabile anche per gli adulti, però insomma, visto che ce l'ho, almeno c'ho una scusante per comprarlo e per usarlo. No, io voglio comprare un tapirulano. Wish. Allora, lui mi dice di comprare tapirulan su Wish. No, il tapirulan, il sacco. No, io il tapirulan. No, la roba elettrica su Wish è pericolosa, ragazzi. Allora, io voglio comprare un tapirulan perché comunque in qualche modo mi devo muovere. So che se ho il tapirulan a casa sono sicura al 100%, e non fare quella faccia che ti vedo, sono sicura al 100% che io lo uso, perché mi conosco, lo so come sono fatta, mi conosco pure troppo bene. Comunque, voglio comprare questo tapirulan, non riesco a comprarlo perché quello che voglio io... Ma non è vero, io di fuori al freddo e al gelo a correre non ce vado, d'estate pure, ma d'inverno no. Io sono al freddo e al gelo. Ma che vuol dire, tu non stai correndo? Sto allenando. Vabbè, tanto è inutile, è una partita persa con lui. Comunque, devo vedere un attimino per un tapirulan. Invece ho messo lo smalto, allora... Perché ho messo lo smalto? Perché ho visto che è Natale e ho visto che su Facebook giravano le nail art natalizie, allora ho detto fammi mettere lo smalto, almeno a Natale fai quella, insomma, che si cura un attimino. Però, cioè, allora, l'ho messo perché è uno dei colori, diciamo, che mi sono rimasti che funzionano, perché se no non l'avrei messo. Ora vediamo quanto mi dura. So che le mie unghie fanno abbastanza schifo perché sono cortissime, perché dopo il semipermanente d'estate, quando l'ho allevato, praticamente poi mi si sono un po' rotte, un po' rovinate, l'ho smangiucchiate, insomma si sono riaccorciate un'altra volta. E prima di ritornare a fare il semipermanente voglio vedere se magari riesco, mettendo un paio di volte lo smalto, a farmele allungare almeno un pochinino, con tanta pazienza e tanta buona volontà. Ci provo, se non ci riesco, quando posso rivado a far semipermanente, insomma devo un attimino valutare. Letizia, torna a fare le unghie per favore, così almeno mi fai le unghie a gratis, perché è vero che me le fai a gratis, vero? Gli effetti del dottor Dolittle. Gli
ti mannate un po' di camomilla. Fidate, un po' di camomilla. Ma no, perché? Anche poca, basta che è potente. Perché ultimamente c'è delle uscite. Ma non è vero! Un po' così, capito? Albero! Che se non stai attento ti piace! Ti stanno a venire? Albero! Ho iniziato adesso! Dai! Nel frattempo i miei capelli avevano una piega e io ho cominciato a fargli così, praticamente sono diventati a mo' di panettone, ma è una cosa normale. Sì, mi piacciono i suoi capelli, dato che oggi non ho risposto, sì, so belli sti capelli. Vabbè, io direi che visto che i figli stanno a dai numeri e fra un po' si ammazzano e fanno gli acrobati, no, sul perché divano, i genitori non stanno a dai numeri. Oh, così ci vediamo, vedi? Che prima perché devi far vedere i miei occhi, mi bruciano. Vabbè, mi sa che finiamo qua. Vuoi dire qualcos'altro? Buonanotte. Chi ci vediamo tu? domani c'è il saggio di Aurora e siamo a giovedì domani. E domenica è la vigilia. Vloggeremo la vigilia. Vloggiamo la vigilia a casa di tua madre. No, no, perché mia madre dice che cacchio state a fare. Facciamo vedere i manicaretti della vigilia di tua madre. Stampo. No, dopo mi chiedono le ricette. Le so tutte le ricette della mia mamma, quasi. Vabbè, però vlogghiamo, che vlogghiamo? Niente, perché poi abbiamo i parenti qui a casa il 25. Il 25 quindi... non vlogghiamo niente, poi per 25 sacro, cari, numero per le scale. Mi sa che dal 24 che è la vigilia, che no, vi faccio vedere. Ci vediamo il 27. C'è una festa qua il 24. Ah, è vero, fanno la festa del Babbo Natale. La festa di Natale. Festa tutta quella roba lì. E quindi vloggeremo fino al 24 pomeriggio e poi ci rivediamo al tempo che fu. Al tempo che sarà. Io non vedo l'ora, scusate, il sonno chiama. È da stamattina alle 5 che sono piedi. Non so, allora, come lei che si sveglia alle 7. Ma quali 7? Erano le 6 e mezza. Ho capito, sempre un'ora e mezza più tardi. Quando ti sei svegliato io ero già in giro. Ma perché deve essere così? Perché? Tu? Perché devi essere così? Così come? Così. Mi c'è preso così, cocca. Vabbè, diciamo che è meglio che andiamo a dormire. Anche perché, no, tra un po' ci ritroviamo che non c'entriamo più. Poi arriva quell'altra, poi dopo un po' arriva quell'altro peloso. No, no, Aurora sta guardando la televisione. No, dai. Buonanotte! 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 Buonanotte!